Batto un ciak. Ciak. Basta che sennò un casino. Ciao ragazzi. Ciao, come state? Spero tutto bene. Lo sapevo. È la mia catchphrase. Nel corso degli anni io e Chiara abbiamo promosso molto a lungo la saga di Persona perché è molto bellina e ti puoi scopare gli amici. Ci siamo prodigati in questa missione e finalmente abbiamo ottenuto il riconoscimento che meritavamo. La Atlus, la casa produttrice, distributrice e creatrice della saga di Persona di Shin Megami Tensei Tutto, mi ha scelto come ambassadore italiano ufficiale. Ci ha chiesto di andare appunto a Londra per un giorno per andare a provare in anteprima Persona 5 Royal. Ci ha chiesto, nonché concesso, sì. Perché, voglio dire, ci sentiamo onorati di questa. Grazie. Quindi io e Chiara siamo andati un giorno a Londra insieme ad altri giornalisti e specialisti del settore, molto simpi oltretutto, molto carini, e per provare appunto Persona 5 Royal con la localizzazione occidentale in super anteprima. Ed è stato molto carino come evento. Abbiamo finalmente visto le novità, i sottotitoli con la traduzione italiana. Sì. Abbiamo visto tutte le varie aggiunte al gameplay, abbiamo visto i nuovi artwork. Abbiamo visto i cocktail gratis, abbiamo che visto ci hanno offerto. Abbiamo visto il set rimodernizzato un po' tipo castello di Kamoshida, yes, in cui abbiamo potuto fare delle fotuzze, un video stupido che metto adesso in sovrimpressione. E appunto ci hanno chiesto appunto se avevamo voglia di parlarne, ma non me lo dovevano nemmeno chiedere, io non vedevo l'ora. Non aspettavamo altro che una scusa per tornare a parlare di Persona. Che cosa c'è di nuovo? Perché molti hanno chiesto, ma che cosa cambia da Persona 5 a Persona 5 Royal, perché dovrei comprarlo, non potevano fare semplicemente un DLC. Allora, la saga di Persona non è la prima volta che fa una versione, diciamo, riveduta, migliorata e corretta. È successo con Persona 3 Fest. Sì, ma in realtà la Atlus in generale, perché l'ha fatto anche con Catherine, è una cosa molto giapponese quella di fare una versione ottimizzata del gioco se il gioco ha avuto successo. Sì, basta pensare a Metal Gear Solid 3 Subsistence, Metal Gear Solid 2 Substance, Persona 4 che è diventato Persona 4 Golden. È una versione arricchita, riveduta, migliorata, e non è un qualcosa che puoi semplicemente fissare con un DLC, perché non è semplicemente c'è un pezzo in più. No, è proprio tutto quanto è stato rimesso un attimo a nuovo. Quindi cosa c'è di più? Ci sono due confidant aggiunti, tre in realtà confidant aggiuntivi. Allora, la mia domanda quando però ho saputo questa cosa era: ma se hanno già esaurito tutti gli arcani maggiori, come hanno fatto a inserire dei nuovi confidant? Li hanno inventati. Hanno inventato dei nuovi arcani. Sì. Che non è nemmeno una cosa troppo nuova, perché se non sbaglio anche in Persona 3, visto che c'era la stessa cosa, hanno aggiunto degli arcani, anche se non ricordo, se non ricordo male, anche in Persona 4 Golden. Niente di troppo assurdo, però ne hanno aggiunti un paio. Un nuovo dungeon intero, nuovi finali, nuove parti di trama. Poi hanno aggiunto un'intera nuova zona che è Kichijoji, dove tu puoi andare a giocare a freccette, yes, con Ryuji. Carinissima. Sì. Perché tra l'altro è un posto in cui puoi anche invitare tutto quanto il party a giocare a biliardo. Esatto, cioè un nuovo posto dove fare attività, un po' come Harajuku o Shibuya. Hanno fissato alcune cose del cambiato fight. Cambiato qualcosina, hanno sì, fissato alcune cose, cambiato un po' la boss fight di Kamoshida che ci hanno fatto provare. Sì, hanno cambiato, credo che avranno cambiato un po' tutte le boss fight. Hanno aggiunto, sistemato, migliorato o quello che è. Poi tipo ci sono dei nuovi persona, noi abbiamo avuto modo di vedere Kaizit, sì, che era nuovo. Poi hanno aggiunto una modalità, un qualcosa per le abilità dei personaggi. Ti ricordi che avevamo trovato che c'era la Carmen di Yen che, sì, poteva usare Garu. Ah, è vero. E poi c'è tutta quanta quell'area nuova dove tu ti puoi arredare. Sì, è tipo la tua base di Pokémon Rubino. Sì, è un pochino da fan dei collezionabili o cose, esatto, del genere, che è tipo la raccolta, l'album con tutte le foto, puoi mettere lì in mostra tipo tua persona, i personaggini, eccetera. Poi eccetera, tutta la raccolta dei video, delle cazzine, della simili, musica, eccetera. Ma parliamo appunto della cosa che più ci interessava al momento, ovvero la traduzione, la localizzazione. La localizzazione, a quanto ho avuto modo di vedere, segue molto quella del manga. Anche il manga è già stato tradotto, sì, in italiano ed è molto fedele. I persona sono stati tradotti con la persona. Ecco, io non so se a questo noi ci riusciremo mai ad abituare. No. Perché dopo anni passati a chiamarli i persona, apposta per distinguerli dalle persone, chiamare la persona ci fa un po' strano, però vabbè, non è così malvagio, anche perché al plurale. E questo è un tocco di classe. Una bella chicca.
diventa persona e... Esatto, è una cosa che ho molto gradito, sì, è stato un tocco... Una bella aggiunta, cioè... sì, perché potevano non farlo, però in effetti quanto suonava male le persone. Ah, infatti, persone, e ha un po' indorato la pillola. Ci siamo, esatto, per quello... Ryuji è volgarissimo. Ryuji è proprio... dice un sacco di parolacce. Dice un sacco di cazzo e merda. Faccia di merda. Testa di cazzo. Parolacce che noi non diciamo su YouTube, perché questo video è adatto a tutti. Demonetizzato. No, mi è piaciuto un sacco perché non è così da dare per scontato, invece l'hanno reso volgarissima, la cosa mi piace, anche perché si presenta come vulgar boy. Infatti, perfetto. Quindi ottimo. La Velvet Room è diventata la stanza di velluto, anche se io avrei mantenuto Velvet Room, i ladri fantasma. E credo che tutto quanto, tutte le varie parole inglesi sono state tradotte in italiano. Mi ha chiesto qualcuno anche se i vari zio e Garu eccetera sono stati tradotti e lasciati così. Allora, che io ricordi, no, sono rimasti così. Mi sembra che siano rimasti tutti quanti così. Sono state tradotte soltanto le abilità che venivano dall'inglese, quindi che ne so, Skewer, Skullcracker, sì, quindi tutte sì, le abilità. Sì, però tutte Bufu, Garu, Dia, Agi. Esatto, quelle lì sono rimaste così. Per fortuna, anche perché come traduci? Ma no, ma poi sono nomi originali, come tradurre sarebbe, cioè no. Zaga, Fulmine! Fulminaga! Ghiacciaga! Focaga! Tu scherzi, è successo! È successo? Non è successo! È successo? No, Focaga! Non in questa timeline! Non nella mia timeline! Io Focaga. Rifiuto! Accettalo! Rifiuto e vado avanti! I nuovi artwork sono molto carini e Ryuji è più bello che mai! È vero, hanno cambiato un po' gli sprite dei personaggi! Ne hanno aggiunti! C'è Ann sorridente. C'è Makoto con questo smirk da moti calpesto. E mi devi dire anche che ti piace. E Ryuji, best boy. Quanto blessed. Sì, sì, ma fatti un sacco bene. Proprio carino. Nuove musiche, noi non abbiamo avuto modo di sentirle perché dovevamo registrare, quindi non avevamo modo sentirle. Però appunto, come in tutti quanti i remake delle varie serie di Persona, la musica di combattimento è cambiata. Ci sono nuove musiche. Ah, è cambiata tutta quanta, è vero, la musica del Memento. Del Memento non te lo so dire, dovrei risentirlo, ma quella dei fight è cambiata, quello ne sono sicuro. Graficamente è sempre on top, sempre incredibile. La localizzazione italiana fa perdere forse un peletto di magia. Immersività. Non dell'immersività, quanto proprio della bellezza estetica della UI. Ah, quello sì, un po' sì, hanno... È un po'... Cioè, sembra come se qualcuno avesse provato a replicare la UI di Persona senza riuscirci perfettamente, però comunque va bene. Molto carino. Nuovi confidant o confidant... Confidenti. I nuovi confidenti abbiamo avuto modo di conoscere soltanto Kasumi. Abbiamo avuto modo di conoscere Kasumi, l'abbiamo incrociato lo psicologo, ma non ci abbiamo parlato. Ok. E abbiamo parlato anche con Justin e Caroline, che ricorda molto. Caroline. Ricorda molto Elizabeth in Persona 3, o Marie in Persona 4. Loro erano una cosa di cui in effetti sentivo un po' la mancanza. Tutti. Io volevo uscire con Justin e Caroline, non in senso pedofilo. Demonetizzato ancora. Dannazione, così difficile! L'unica grande pecca, l'unico grande... Rammarico insoddisfacente di questo Persona 5 Royal è che non si può uscire con Sai Nijima. Io ho chiesto alla Atlus il perché, spero mi diano risposta. Però non si può. Peccato. Niente Sai. Peccato. Niente Cougar. Sono nei sogni. Magari forse Persona 5 Scramble, chi lo sa. Ma invece un'altra cosa che volevo chiederti. Hai sentito della polemica recente? Ok, cosa ne pensi? Spieghiamo per il pubblico minimo. Allora, tra i vari cambiamenti ce n'è stato uno che ha fatto molto parlare di sé, ovvero il fatto che è stata censurata, ma solo nella versione localizzata, una scena ritenuta un po' di cattivo gusto o un po' omofoba. Ed era la scena in cui Ryuji viene adescato da questi due omosessuali a Shinjuku, la prima volta che vai a Shinjuku la sera. Ok, la scena è stata ritenuta leggermente omofoba o comunque di cattivo gusto e quindi hanno deciso di
l'hanno rimaneggiata e i due gay non è specificato che siano gay e non cercano più di adescare Ryuji, ma cercano tipo di vendergli qualcosa o di trascinarlo in un locale, tipo venditori ambulanti o simili. So, chi se ne frega, nel senso non era una scena così divertente e non penso nemmeno facesse troppo, facesse fare chissà che bella figura alla community gay, quindi a mio avviso va bene così. Cioè sicuramente non sono tra quelli che adesso si stanno a spada tratta a dire no, allora non comprerò più il gioco perché hanno tolto quella scena. Comunque, allora, in realtà secondo me la cosa proprio preferibile sarebbe stato cambiare anche la versione orientale, perché nel senso, se tu ti rendi conto che è una cosa oggettivamente di cattivo gusto, ci sta che lo vuoi rimaneggiare. È un po' brutto il fatto che dici l'abbiamo rimaneggiato ma soltanto nella versione localizzata. Ma credo che fosse proprio una questione del team occidentale che ha parlato, che ha detto raga, sì, esatto, dobbiamo proprio, perché magari potrebbe, secondo me non gliene fregava un cazzo a nessuno, però va bene così, non è niente di troppo pesante o grave, anzi va benissimo. L'evento è stato molto carino. Io non vedo l'ora che esca. Persona 5 Royale che porterò. E quando esce, diciamolo? A fine marzo, 31 marzo mi pare. 31 marzo, ok, diciamolo anche a me. 30 novembre, con aprile, giugno, settembre. Sì, 31 marzo. Uscirà Persona 5 Royale. Io non vedo l'ora che mi arrivi. E così lo porterò naturalmente su Twitch. Se vorrai, sarai la benvenuta. Yeah. E finalmente potremo leggerlo senza dover stare a tradurre ogni volta. Tutto. Sarà molto più facile. E niente ragazzi, io non sono stato pagato per dirvelo, ma se non avete giocato Persona 5 perché magari era localizzato in inglese, non c'era in italiano o non avevate chissà che spunto, per Persona 5 Royale è il titolo ideale per approcciarsi alla saga di Persona o al miglior JRPG degli ultimi 10 anni, e ha un titolo che mi ha colpito profondamente e ho amato la follia. Sì. Non avete praticamente più scuse, io ve lo dico da grande fan della saga, completamente convinto di ciò. Il momento giusto per diventare videogiocatori migliori e persone migliori. E persona. Quando poi uscirà Animal Crossing, questo discorso ve lo farà chiaro. Ma esce prima Animal Crossing? Esce prima? Esce il 20. Esce il 20 marzo. Ma ci sarà Antilio? Non lo so. Cioè sì, ci sarà, ma non so se è nel mio villaggio. Arriverà. Devi solo crederci. Devo comprarmi le carte apposta. Le carte di Antilio, DLC sì. Antilio, nel vostro villaggio. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo doppiaggio. E seguite Chiara sul suo profilo Instagram RubyRust. Seguite me sul mio profilo Gianandrea. Tanto sono l'unico Gianandrea famoso. E se volete seguite anche Andrea. Ma solo se volete. Solo se volete. Cioè non è un obbligo morale assolutamente. Vi capiamo se non volete, comprensibile. Se avete delle domande su Persona 5 Royale, fatecele pure nei commenti. Io vedrò di rispondervi nella maniera più esaustiva e chiara possibile. Chiara! Evviva! E niente, ragazzi, ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao. You never see it coming. Salute! Sai che sta riprendendo, vero? Hey! Hey! Steve! Steve!